sullo sfondo. Vabbè, No, comunque, non no, c'è. vabbè. Eccoci, siamo in diretta sulla pagina Facebook della Bussola TV. Siamo in compagnia con il professor Settimio Stallone, a cui possiamo dare il benvenuto. Salve, professore. Grazie e sono molto contento di partecipare nuovamente alle vostre trasmissioni. Ci siamo sentiti Ringrazio. all'inizio della crisi e ora siamo a metà, forse. Esattamente, ringrazio Gennaro Bianco, il mio collega, e il Buonasera. professor Settimio Stallone, infatti, è docente di storia delle relazioni internazionali della Federico II e, come appunto ricordava, ci siamo connessi con voi in diretta proprio il 24 febbraio, quindi ormai 2 settimane fa, il giorno degli inizi del conflitto. E siamo qui dopo 2 settimane in collegamento con il professore proprio per fare un po' il punto della situazione. Chiederei a Gennaro di mandare il video dei bombardamenti per poi ritornare in diretta e commentarli. Rondon. Guarda, proviamo se è sbuto per Rondon. Come si chiama? Люди есть тут? Он дома. Рекорда. Говори все. Все в крови. Давай на канализм тоже нет. Или уже спустили самостоятельно. Ecco, abbiamo visto le immagini a dir poco terrificanti del bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol. Proprio questa mattina ci sono stati dei bombardamenti in un'altra zona dell'Ucraina, ovvero nella zona di Leopoli. Professore, la Russia continua a bombardare obiettivi civili. È una situazione che non ci aspettavamo, ecco. Diciamo che il problema è che nei primi momenti della guerra la Russia ha cercato di limitare al massimo quelle che sono state, quelle che possono essere le vittime civili ed effetti collaterali. E anche, direi, molto limitato l'uso dell'aviazione e non infliggere danni particolarmente gravi alle infrastrutture. Anche per una ragione abbastanza logica, è chiaro che la Russia punta ad annettere una parte anche abbastanza ampia del territorio ucraino. Si intende che se queste infrastrutture verranno distrutte, i russi le dovranno ricostruire a loro spese. Ora, perdonatemi il termine un po' brutale, al di là di questa ultima settimana in cui non si sono registrate particolari novità, probabilmente anche in seguito alle cattive condizioni meteorologiche. Sappiamo, sta facendo freddo qui da noi sul Mediterraneo, immaginiamo quello che può essere il clima delle pianure fra Ucraina e Russia. Logicamente nessun comando militare, nessuna forza armata ritiene che sia opportuno lanciare grandi operazioni con un clima non favorevole, con condizioni meteorologiche non favorevoli, ragion per cui nell'ultima settimana non abbiamo avuto grandi novità. È un po' come la situazione si sia in un certo senso congelata, nel vero senso della parola. Ora possiamo dire che però dopo la prima settimana la guerra si è andata un po' incarognendo, perdonatemi questo termine. Questo è logico perché all'inizio, nella prima settimana, i russi hanno parlato e continuano a parlare di un'operazione tecnico-militare speciale, non di una guerra vera e propria, ma quanto più che altro di un'occupazione controllata di alcune zone del territorio ucraino. Anche questa immensa colonna, che sarebbe lunga tra i 40 e i 60 chilometri,
di mezzi russi che è alla periferia settentrionale di Kiev, chi dice a 15, chi dice a 20, chi dice a 40 km di distanza, è più, come dire, una dimostrazione, un ammasso di forze da utilizzare o no in caso di necessità. È chiaro che per i russi sta diventando fondamentale il controllo del fronte meridionale, vale a dire quello lungo la sponda settentrionale del Mar Nero. I russi, conquistando Mariupol, che sta diventando un po' la città martire di questo conflitto, conquistando Mariupol realizzerebbero una saldatura fra le zone occupate appunto a occidente e a oriente e congiungerebbero praticamente la Crimea e il controllo dell'intero Mar d'Azov con la parte diciamo settentrionale della costa del Mar Nero. Resterebbe poi alla fine solo Odessa, che è un po' come sarebbe la ciliegina sulla torta dell'operazione militare russa. Teniamo conto di una cosa, che poi può darsi che gli eventi mi smentiscano di qui a poche settimane, che ha acquisito il controllo delle regioni del Donbass a ridosso delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk, acquisito il controllo del Mar d'Azov e di tutta la sponda settentrionale del Mar Nero, con o senza Odessa, si potrebbe anche ritenere che l'operazione militare russa possa andare verso la conclusione, magari con un'unica direttrice da meridione verso nord in direzione di Zaporozhye e Dnipro, per allargare un po' il controllo fra la regione del Donbass e quella costiera del Mar Nero. Io non credo personalmente che i russi abbiano intenzione di conquistare Kiev o molto altro dell'Ucraina. Primo, perché avrebbe un costo militare e in termini di vite umane straordinariamente alto. Nessun vertice delle forze armate, nessun comandante delle forze armate russe si auspica una battaglia casa per casa, palazzo per palazzo, in una città che è comunque molto estesa, che conta più di 2 milioni di abitanti come Kiev. Ma soprattutto il problema è che l'occupazione di tutto questo territorio sarebbe poi problematica. Una cosa è combattere, già questo ha un suo costo, ma poi come si fa a tenere un territorio così ampio sotto il controllo delle forze armate russe, che tra l'altro stanno dimostrando i loro ben noti limiti nell'organizzazione logistica? Molto spesso i mezzi rimangono senza carburante o vengono semplicemente abbandonati. Vediamo alcuni mezzi distrutti, ma la maggior parte sembrano addirittura abbandonati perché probabilmente guasti e non recuperabili, perché non c'è chi li va a recuperare e a ripararli. Ora, il controllo dell'intero Donbass, della Crimea, del Mar d'Azov e della costa meridionale e settentrionale del Mar Nero, che poi corrispondono alle regioni nell'Ucraina tradizionalmente abitate da una popolazione pro-russa, filorussa o comunque mista, potrebbe portare Putin a ritenere che l'operazione possa dirsi conclusa, magari cercando di provocare quel cambio di governo a Kiev, e quindi quella rimozione di Zelensky, anche se negli ultimi giorni sembra che su questo i russi abbiano un po' mollato, nel senso che sarebbero anche disponibili ad accettare la permanenza di Zelensky al potere e magari il raggiungimento di un accordo con il governo di Zelensky che possa portare alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi della Russia in questa campagna, non solo territoriale, ma ottenere un'Ucraina futura demilitarizzata, neutralizzata e poi, diciamo, denazificata, come Putin ama ripetere. Professore, anche perché Zelensky, se non erro, 2 o 3 giorni fa ha aperto per la prima volta ad un compromesso sui territori che diceva lei, quindi Donbass e Crimea. Quindi, secondo lei, ci si sta avviando, diciamo, alla fine di questa operazione militare, e quindi di conseguenza ci si potrebbe aprire a questo compromesso che potrebbe portare alla fine di questo dispendio di vite umane, anche e soprattutto per la Russia? Perché ricordiamolo che, anche se viene un po' oscurata dai media, anche loro stanno perdendo molte vite umane in questa operazione militare. È sempre una guerra. Allora, parto all'ultimo punto. I dati sulla perdita, sul costo in vite umane di questo conflitto sono straordinariamente difficili da
da, come dire, da verificare, perché è in atto una guerra di propaganda che forse è addirittura superiore allo scontro militare in sé. I dati forniti dagli ucraini sono enormemente sovrastimati. Io, in base a quello che sto vedendo, a quello che leggo e alla mia esperienza, ritengo che il costo in vite umane del conflitto sia probabilmente un quinto, un sesto di quello che è stato dichiarato. Siamo molto probabilmente nell'ordine siamo sotto i 2.000-2.500 morti, probabilmente, che sono ancora tanti, ma ben lontani da quelle cifre che si leggono di 10-12.000 vittime. Probabilmente no, ve lo dico anche perché vediamo molti video, ma paradossalmente vediamo, per fortuna, anche pochi cadaveri complessivamente. È una guerra combattuta in un certo senso non come si è combattuta in Cecenia o in Siria. Se pensate ai massacri compiuti in Siria, ma anche nell'ex Jugoslavia. Ora, è vero che da parte di Zelensky è giunta una disponibilità nei giorni scorsi, però è anche vero che nel recentissimo incontro tra i due ministri degli esteri che si è tenuto ad Antalya sotto la benedizione, i buoni uffici della Turchia ieri, questa disponibilità sembrerebbe poi non essersi molto materializzata, nel senso che è vero che i russi sono precisi nelle loro richieste relativamente a quei tre punti di cui ho detto prima, però ecco, gli ucraini non è che hanno offerto qualcosa di concreto. È logico che almeno prima di questa settimana, come dire, di parziale tregua, è chiaro che l'Ucraina è stanca, perché noi ci chiediamo quanto la Russia possa reggere con il peso delle sanzioni economiche, ma poi, questo lo leggo da parte di pochi, si chiedono quanto l'Ucraina possa reggere. Tra poco in Ucraina gli stipendi non saranno pagati più, le pensioni non saranno pagate più, lo Stato non funzionerà più. Il paese andrà in una condizione di blocco sociale, economico, politico, che di fatto sarà irreversibile. L'Ucraina fra poco avrà anche, certo ci sono gli aiuti che provengono dall'Occidente, ma non sono in grado di compensare questa situazione. Io sono convinto che in alcune aree, ma non solo Mariupol, ma anche in tutte le aree interessate dai combattimenti, probabilmente si sta andando avanti, diciamo, svuotando i magazzini e i depositi, ma tra poco questi finiranno. Ci saranno problemi di approvvigionamento, di mantenimento infrastrutturale di quelle che sono, le reti elettriche, idriche. E mi chiedo quanto possa ancora il paese reggere in queste condizioni, e anche gli approvvigionamenti. Ragion per cui è chiaro che le forze armate ucraine probabilmente si stanno anche rendendo conto di non essere più nella condizione di reggere uno scontro frontale. Certo c'è la guerriglia urbana, certo ci sono i gruppi che molto efficacemente, utilizzando armi fornite dall'Occidente, anticarro, soprattutto fornite da due paesi che si sono distinti, la Gran Bretagna e la Svezia, stanno infliggendo duri colpi alle colonne russe, ma non potranno andare avanti per sempre, insomma, questo è chiaro. Questi segnali giunti da Zelensky mi sembrerebbero andare proprio nella direzione di un paese che stia per cercare di trovare una via di uscita prima di collassare. Questo è. Ora attendiamo con ansia questa settimana prossima, perché se ci sarà un miglioramento delle condizioni climatiche e l'offensiva russa rimane stagnante, allora significa che probabilmente, al di là di quelli che sono gli aspetti ufficiali, la diplomazia sta lavorando sotterraneamente. Se invece l'offensiva russa dovesse riprendere con particolare violenza, e allora probabilmente è chiaro che Putin ha l'intenzione di cercare di chiudere la partita, magari ancora prima della fine dell'inverno. Professore, proprio in merito a ciò che diceva prima, cioè in merito al fatto che i paesi occidentali, delle sanzioni, degli aiuti, no? Quindi quello che hanno deciso di fare per il momento i paesi dell'UE, abbiamo
potuto leggere che ieri sera i capi di Stato e di governo si sono riuniti a Versailles e si riuniranno domani. Tra l'altro Mario Draghi ha proprio parlato di alcune cose che si sono decise in merito a questa riunione, alla riunione di stanotte. Però, professore, si parlava di aiuti poco concreti. Lei come la vede questa situazione? Allora, qui abbiamo due fronti. Il primo è quello delle sanzioni contro la Russia. Qui va detto che nonostante qualche piccolo distinguo, la comunità internazionale ha reagito in maniera abbastanza compatta. Anzi, nei primi giorni di guerra sembrava che all'interno dell'Unione Europea vi fossero posizioni molto differenti, che un po', si sono, come dire, sono state, appianate. All'interno dell'Unione un po' hanno come dire subito quello che è stata la spinta americana a inasprire le sanzioni contro la Russia. Le sanzioni sono già di per sé molto dure, io non credo che si possa andare molto oltre. Sul breve periodo stanno provocando dei problemi alla Russia, probabilmente questi problemi inizieranno a essere meno forti nel medio periodo, ma saranno molto gravi nel lungo periodo, in quanto danneggeranno profondamente la Russia. Io credo che per quanto riguarda le sanzioni non si possa andare molto avanti. L'ultima sarebbe quella di interrompere le forniture di gas e di petrolio alla Russia, ma questo non se lo può permettere nessuno, ancor di più in inverno. Qua non si tratta di mettersi un vestito più pesante o una coperta in più a letto, si tratta comunque di energia, di risorse di cui ha bisogno l'apparato economico produttivo. Si stanno combattendo gli oligarchi, ma gli oligarchi che sinceramente, questa è una visione molto anglo-americana, gli oligarchi che io sono convinto non abbiano assolutamente appoggiato questa guerra di Putin e anzi l'abbiano vista sostanzialmente come un qualcosa di straordinariamente negativo per le loro posizioni. Pensiamo al famosissimo Roman Abramovich, che fino a 2 mesi fa probabilmente tutti volevano nelle conferenze, nei convegni, nei salotti europei, ed ora è una specie di paria che va fuggendo da un paese all'altro. Il problema. Adesso il Chelsea non può essere nemmeno più venduto, c'è cioè questa Quindi è problematica. stato confiscato sostanzialmente. Pensate che Abramovic fino a pochi mesi fa semmai frequentava il meglio della società britannica, in virtù anche della sua posizione, della sua potenza finanziaria. Oggi è uno che è considerato un inavvicinabile sostanzialmente. Ora, l'altro fronte è quello del. Io non credo che si possa fare molto di più per quanto riguarda le sanzioni. Quello che si è fatto. Secondo C'è me non c'è. un'ultima ora che voglio commentare, che è stato rapito il sindaco di Melitopol, penso si pronunci così, ha portato via con un sacchetto in testa. Un'altra cittadina più piccola di Mariupol, vabbè, è chiaro che qui poi ci saranno vendette, esecuzioni sommarie, vabbè, è logico che questo. No, dicevo, l'altro fronte è quello che riguarda gli aiuti all'Ucraina. È logico, aiuti alimentari, rifornimenti, questi si possono tranquillamente fare, tante organizzazioni stanno operando qui in Italia. Concetto più complicato è quello degli aiuti militari. C'è Certo. stata questa idea abbastanza strampalata della Polonia di dare una parte della sua aeronautica agli Stati Uniti che l'avrebbero poi girata all'Ucraina. Idea quantomeno stravagante perché quando stiamo parlando di spostare, come dire, un parco auto, si tratta di aerei da guerra, non è una cosa molto semplice, ma soprattutto gli americani hanno detto che era un'ipotesi comunque completamente irrealizzabile, insomma. E c'è un dibattito che sta crescendo nella comunità occidentale relativamente al fatto in cui è il caso di continuare a fornire all'Ucraina sistemi d'arma che semmai non saranno risolutivi per la vittoria dell'Ucraina nella guerra, che sembra completamente improbabile, ma avranno l'unico risultato di prolungare il conflitto, aumentando il costo in vite umane. E questo è un dibattito difficilmente solvibile, verso il Poi. quale. No, professore, mi scusi. Sì, verso il quale è difficile dare una risposta. È logico che c'è chi dice, beh, allora gli ucraini che cosa gli diamo? I cioccolatini?
per dire vabbè, il tè, e le armi gli servono per logorare i russi e per ritardare la loro avanzata. Però il fatto che questa cosa si stia un po' diffondendo e questo dibattito stia prendendo piede è probabilmente legato al fatto che i comandi della NATO e americani stanno iniziando a dire ai vertici della politica probabilmente non ha, comunque non ha molto senso continuare su questa strada, perché se no rischiamo di prolungare la guerra, di aumentare il costo di vite umane e soprattutto di rendere l'orso russo più cattivo con tutto quello che poi ne può derivare. Certo. Questo io volevo prima mostrare un filmato e poi commentarlo insieme a lei. Sono praticamente i soldati siriani, quindi diciamo che il Medio Oriente è palesemente schierato con Putin e la Russia. E quello che volevo chiedere è, secondo lei, quale rischio si può correre laddove questi alleati dovessero aumentare e magari dare una mano concreta e non solamente simbolica? Allora, iniziamo a dire che i paesi che si sono schierati al lato della Russia all'interno del sistema internazionale sono un po' una bella compagnia, tra virgolette. Stiamo parlando di Corea del Nord, di Birmania o Myanmar, di Siria, di Venezuela, di Cuba, e qualcosa di Russia e qualcos'altro dell'ex impero sovietico. Io credo che queste siano manifestazioni siano manifestazioni prevalentemente simboliche. Ora va detta una cosa, che darei più importanza ai combattenti siriani, che logicamente ringraziano i russi di quello che è stato l'indubbio contributo nella vittoria contro lo Stato Islamico, città come Raqqa e Deir ez-Zor, che erano le capitali dello Stato Islamico, sono state rase al suolo dall'aeronautica russa, che certamente non sta utilizzando lo stesso metodo in Ucraina. Ecco, se vedete che cos'era Raqqa nel 2015, quando era capitale dello Stato Islamico, e che cosa è diventata nel 2018, un deserto di macerie, con migliaia e migliaia di morti. Ora, più che di questo, io focalizzerei l'attenzione sul fatto che Putin sta cercando di dare a questa, come la chiama lui, operazione tecnica speciale militare, più che guerra, sta dando un carattere, come dire, panrusso, più che diciamo strettamente collegato a un confronto tra la Russia e l'Ucraina. Abbiamo visto combattenti ceceni, combattenti daghestani, combattenti provenienti dall'Abkhazia e dalle altre tatari, dalle altre centinaia di etnie che compongono un paese che spesso noi dimentichiamo che è multietnico come la Russia. Ed è un messaggio che va soprattutto a rimandare all'idea di quella che può essere la nascita di una nuova grande federazione attorno a un paese già federale come la Russia. Si tratta di manifestazioni di simpatia. Io non credo che questi paesi possano coinvolgersi e essere coinvolti più di tanto. Quello che più che altro attrae l'attenzione è che alcuni paesi per il momento non si siano pronunciati. La Cina di Xi Jinping per ovvie ragioni, ma soprattutto altri, l'Egitto, di Al-Sisi, l'Algeria e soprattutto l'Iran e soprattutto l'India, che è un paese che continua ad avere un atteggiamento cinica equidistanza fra Oriente ed Occidente. Ora, il problema è questo: tutti noi temiamo la terza guerra mondiale. Io escluderei che la terza guerra mondiale possa essere combattuta per l'Ucraina, e anche se oggettivamente incidenti possono essere sempre incidenti possono essere sempre all'ordine del giorno. Quando gli ucraini chiedono l'istituzione di una no-fly zone, è un qualcosa di pericolosissimo, ancor più che fornire gli aerei dei polacchi.
perché basta un incidente a quel punto, fai che un aereo russo viene abbattuto da un aereo polacco, i russi iniziano a bombardare un aeroporto in Polonia. E poi questo che cosa può portare? È logicamente un qualcosa, io non credo alla guerra nucleare. La guerra nucleare è ancora oggi, anche se si potrebbe ipotizzare l'impiego di ordigni, stiamo facendo teoria, non voglio allarmare nessuno, di impegni di ordigni nucleari tattici, che sono non quelli che radono al suolo intere città o regioni, ma quelli che semmai colpiscono una determinata piccola area per renderla, potrebbe essere, ma oggettivamente molto distante, con un'ipotesi molto distante. È logico che la guerra nucleare si porta ancora a quello che era un concetto degli anni 50, vale a dire la MAD, la Mutual Assured Destruction, cioè entrambi i contendenti finirebbero per essere completamente distrutti. Però ciò non toglie che la crisi potrebbe sconfinare sotto un profilo convenzionale, e potrebbe sconfinare nei paesi baltici, potrebbe sconfinare in Polonia, potrebbe sconfinare in Moldavia, potrebbe sconfinare in Romania, con diciamo un coinvolgimento semmai di forze di armamenti convenzionali, che potrebbero vedere la Russia colpire questi paesi e la NATO per reazione colpire installazioni militari in Russia. Probabilmente tutto ciò durerebbe pochissimi giorni, sarebbe molto violento, probabilmente di una violenza tecnica enorme, con distruzioni nei paesi al confine con l'Ucraina e nel territorio russo, si intende, per come dire, sarebbe come immaginiamo un ring di box, un veloce e violentissimo scambio di colpi, per poi finire là, chiaramente. Però noi questo non ce lo auguriamo. Certo, io mi sentirei di dire che qualcuno a Washington dovrebbe dire alla Polonia di stare un po' più tranquilla, insomma. Sì. Perché poi un incidente può sempre accadere, Professore, in merito alle conseguenze economiche che stiamo vedendo, no? Il caro benzina, diciamo, la qual benzina, è lo scenario? La benzina, diciamo subito che c'è sempre anche molta speculazione. Ricordiamoci che le compagnie petrolifere fanno accordi con i fornitori a medio e lungo periodo e che quindi dovrebbero essere al sicuro da cambiamenti improvvisi del prezzo del barile, insomma. Poi c'è molta speculazione da parte di tutti. Non si può fare qualcosa per calmierare? Sì, ma in effetti il governo italiano ci sta pensando a mettere un tetto sui prezzi del gas e della... è chiaro, deve essere chiaro a tutti, viviamo in un sistema capitalistico in cui l'obiettivo è il profitto. Se io sono una grande azienda, è logico che vedo anche in questo, la guerra ha sempre prodotto dei profitti oltre che danni, vedo un'occasione per cercare di fare danni, soprattutto dopo un periodo che per me è stato negativo come quello che ha rappresentato dal Covid. Anzi, io che sono, non voglio accusare nessuno, per carità, e non voglio elaborare una logica veteromarxista, però è logico in tutto questo che se io sono una grande impresa attiva nel settore energetico, dico vabbè, ma io questi 10-20 centesimi ce li aggiungo, insomma, tanto che cambia, a me però cambia molto. Ora, e loro dovrebbero intervenire gli stati, cioè i governi, a introdurre un calmiere dei prezzi e a dire alle compagnie petrolifere energetiche, vabbè, lo so che avete guadagnato poco nel periodo del Covid perché i consumi sono molto diminuiti, però non è che ora potete utilizzare la guerra per aumentare i prezzi. Poi è logico che sul medio lungo periodo il prezzo del gas, il prezzo del petrolio, che erano già in una fase di turbolenza dovuta all'epoca post-Covid, non posso che il Covid ci abbia lasciato, aspettiamolo l'anno, all'epoca post-Covid, è logico che questo ha inasprito una condizione già di sofferenza. Quello più che altro che potrebbe succedere nei prossimi tempi potrebbe esserci una carenza di cereali, perché l'Ucraina è uno dei più grandi esportatori mondiali di cereali, la stessa Russia lo è. E questo potrebbe provocare un aumento del prezzo di alcuni tipi di produzioni basate sui prodotti cerealicoli.
ci potrebbero essere carenze nella produzione, per esempio, di alcuni apparati verso cui le forniture russe sono molto importanti. Si dice delle batterie per auto e di anche molti componenti utilizzati in tutti quegli apparecchi per la mobilità che hanno una carica elettrica. Penso alle biciclette elettriche, ai monopattini, alle auto elettriche. Ci potrebbero essere certamente dei problemi. Certo, la Russia li soffrirà molto più di quanto li soffrirà l'Occidente. È logico che in una fase espansiva dell'economia questo non ci voleva, sotto un profilo macroeconomico. Sotto un profilo poi microeconomico, per quanto riguarda i consumatori, non ci voleva doppiamente, perché già stavamo soffrendo una fase di aumento dei prezzi inflazionistica, insomma. Io proprio adesso stavo vedendo, e poi concludo, la questione sì, che diceva lei sui prezzi della benzina, dove questo aumento sostanziale c'è stato solo in Italia, mentre negli altri paesi si è registrato un leggerissimo aumento di benzina. Vabbè, sappiamo che in Italia abbiamo un mercato fortemente distorto in tutto, non è solo, pensiamo a quanto si pagano le assicurazioni per le auto in Italia, a quanto soprattutto nelle nostre e soprattutto le nostre parti, pensiamo a quanto noi paghiamo i servizi di telefonia in Italia, generalmente molto più economici all'estero, soprattutto per quanto riguarda la fornitura della connettività domestica e dei servizi di telefonia fissa. Pensiamo a quanto paghiamo l'energia in Italia, un prezzo che non appare in Europa. Se noi diciamo un francese o un tedesco, che una famiglia di tre o quattro persone può arrivare a pagare una bolletta bimestrale di 200 o 250 euro, un tedesco o un francese non ci crederanno, per non dire di quello che è l'impatto di questi costi su poi quello che è il sistema economico nazionale, sulla produzione. E noi poi abbiamo un mercato purtroppo particolarmente distorto, un mercato immaturo, non regolato, dove ci sono delle posizioni di dominio, a tratti anche in alcuni settori scarsamente liberalizzati. Questo lo paghiamo, insomma. È chiaro che in Italia abbiamo tante cose che costano molto più di altrove. Magari le compensiamo con altro che costa generalmente meno, i trasporti costano meno, i trasporti pubblici costano meno, noi abbiamo dei prezzi dei trasporti pubblici o comunque dei trasporti interni al paese che sono molto più economici rispetto al resto dell'Europa, poi lasciamo stare che stamai la qualità del trasporto è quella che è, almeno soprattutto a livello locale. Abbiamo generalmente un prezzo dei generi alimentari e comunque quella che è l'ospitalità, la ristorazione, che è mediamente più basso che in Europa, questo per favorire il turismo o comunque l'industria agroalimentare che in Italia è comunque particolarmente importante. Florida, diciamo che andare a fare la spesa al supermercato in Francia e in Germania costa molto, ma molto di più che in Italia. Al contrario, abbiamo dei costi più alti in altri settori. In Italia sostanzialmente i prezzi dei generi alimentari sono straordinariamente a buon mercato. Ecco. Con pochi euro si può arrivare anche a fare una spesa completa, cosa che nel resto dell'Unione Europea non è. E con pochi euro si può anche avere un buon pranzo in un ristorante, cosa che nel resto dell'Unione Europea non è. Quindi, professore, diciamo che non possiamo augurarci quindi che le cose possano cambiare, perché questo probabilmente è un problema annoso che... Il mercato italiano, quelli che sono le logiche del mercato italiano andrebbero completamente riviste, ma io non vedo niente all'orizzonte che vada in questo. Paghiamo anche tanto i servizi bancari, molto di più all'estero. Paghiamo tante cose che derivano dal fatto che non sono state compiute delle riforme strutturali. Al contrario, paghiamo molto di meno la scuola e l'università, che all'estero hanno un costo molto più alto. Paghiamo mediamente di meno i servizi sanitari, ecco, che l'assistenza sanitaria che in molti paesi europei ha un costo molto più alto di quello che si ha in Italia, dove comunque complessivamente non è la peggiore del mondo, insomma, anzi, ha i suoi limiti, ma certamente è un'assistenza sanitaria che complessivamente funziona. D'altra parte gli indicatori
sull'aspettativa di vita media in Italia sono comunque continua a essere molto alti. Se l'assistenza sanitaria, se la sanità nazionale non funziona, significa che quelli non li puoi raggiungere, quegli obiettivi. È logico che bisognerebbe poi che questi momenti di crisi inaspriscono alcune distorsioni di sistema che già esistono. Professore, grazie per questo intervento, grazie sempre per la sua disponibilità. Davvero appena abbiamo modo di poter fare una diretta col professore, il professore è sempre disponibile per noi e per voi che ci state seguendo. Sì, grazie a voi e spero di vedervi presto. Arrivederci. Sì, forse settimana prossima, a questo punto facciamo un aggiornamento settimanale. Tenete conto che in questo periodo mi sto sentendo un po' come un virologo, perché vengo veramente molto chiamato, ho un'altra lunedì, tra l'altro in studio proprio, e anche i giornali mi chiamano, insomma, su scala locale, regionale o meridionale, poi non sulle televisioni, per stare andare sulle, come dire, televisioni nazionali bisogna essere basati a Roma e a Milano, se no non è difficile. Va bene, grazie a voi e arrivederci. Grazie mille, grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente continueranno i nostri aggiornamenti sulla guerra in Ucraina.